Corte dei Conti preoccupata per la sanità regionale, per costi, funzionalità, dotazioni e personale. L'assessore Riccardi al via interventi pesanti per risolvere i problemi. Mai il patrocinio ad eventi come il Gay Pride di Friuli Venezia Giulia, così il governatore Fedriga durante il suo intervento a Pontida. Bandiera di Trieste Asburgica, raduno leghista, l'attacco di Piero Camber di Forza Italia e di Giacomelli di Fratelli d'Italia, la replica di Polidori, quella è la vera bandiera storica della città. Nei boschi del Carso, lo spogliatoio della rotta balcanica, fra Banne, Trevigiano e Padriciano tornano le testimonianze del passaggio dei profughi. Sopralluogo del sindaco di Piazza e dell'assessore ai lavori pubblici Lodi al capannone ex Duque per far partire il trasferimento del mercato ortofrutticolo. Demolizione in corso delle ex concessionarie di auto in strada della Rosandra, si fa tabula rasa per costruire Lobby che aprirà a marzo 2019. Dopo Valentini, Beccaro e Sabatino, la Triestina nel mirino, 4 giocatori esperti e 2 giovani, deciso il calendario, si parte il 5 agosto con la Coppa Italia. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Preoccupazione è stata manifestata per la sanità regionale da parte della Corte dei Conti. I temi al centro dei rilievi sono i costi, la funzionalità, le dotazioni degli ospedali ed anche il personale. Il servizio d'apertura del nostro Bernardo Gulotta. Un quadro preoccupante dovuto a un sistema informatico carente nel reperire e garantire i dati necessari per svolgere un'efficiente attività di governo. Parole pesanti, quelle apprese dalla relazione di controllo sulla gestione afferente al settore della sanità regionale negli anni 2014-2017, depositata dalla Corte dei Conti regionale. Le inefficienze inoltre non si limiterebbero alla scarsità di informazioni, si legge nella relazione, ma si aggiungono le analisi di un'attività di controllo e vigilanza direzionale, esercitata sia a livello regionale che aziendale, che presenta delle criticità sia di incidenza effettiva sull'andamento della governance sanitaria che in termini di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati. Una voce poi evidenzia il peggioramento registrato nel 2016 rispetto al 2012 nelle dotazioni delle strutture ospedaliere pubbliche e regionali, con un decremento di impianti, apparecchiature e attrezzature disponibili in Friuli Venezia Giulia, manifestandosi in misura ben più ampia rispetto a quanto mediamente accaduto in altre regioni. A rappresentare poi un vero e proprio macigno per i conti della sanità c'è il costo del personale, giudicato eccessivo rispetto all'attività svolta. Solo altre 3 regioni, viene riportato dalla relazione, sopportano costi per le risorse umane in misura maggiore di quanto avviene in Friuli Venezia Giulia. Un dato che, letto assieme ai valori di degenza media ospedaliera in regione superiori ai valori obiettivo ricercati, espone un quadro di non adeguata efficienza del sistema sanitario regionale, compensato da un leggero miglioramento nel 2013 dall'appropriatezza delle prestazioni ospedaliere, in particolare sulla gestione di alcune patologie croniche e in una diminuzione dei ricoveri. E proprio sui rilievi della Corte dei Conti sulla sanità regionale, sullo stato della sanità regionale, abbiamo sentito al telefono poco fa l'assessore regionale competente Riccardo Riccardi. Ma io non è che ho particolari commenti da fare, sono cose che dico da 4 settimane, che peraltro stavano già in un rapporto della Corte dei Conti fatto diversi mesi fa, quindi qui non si tratta di creare allarmismi, fare polemiche politiche, cioè a me questi discorsi mi interessano poco. Quello che mi interessa è che ci sono delle situazioni che riguardano i conti e quindi il problema delle risorse a disposizione del servizio sanitario regionale, c'è un tema di organizzazione e di governance che nel sistema la stessa Corte dei Conti dice che non funzionano, c'è un ritardo nell'innovazione tecnologica e informatica, c'è un depauperamento delle attrezzature, tutte queste cose qua determinano una riduzione di efficienza e di qualità del servizio al cittadino, quindi e sono elementi di natura strutturale, quindi già il fatto che peraltro un'altra delle cose importanti che nel rapporto si legge è che le prestazioni hanno una qualità di attrattività diversa nel tempo, anche da alcuni anni. Si tratta di intervenire pesantemente in questi 4 pilastri che poi determinano evidentemente la qualità del servizio che oggi viene giudicata non dal centrodestra, da uno dei partiti della coalizione o dall'assessore competente,
ma che fanno parte, insomma, del giudizio della Corte dei Conti, del quale secondo me bisogna tenere conto. Quindi esamineremo nel dettaglio queste cose e vareremo quelle misure che peraltro sono coerenti con tutte le cose che abbiamo raccontato nel corso di questi anni. Il Friuli Venezia Giulia non darà mai il patrocinio ai vari Gay Pride, così il presidente della regione Massimiliano Fedriga ieri a Pontida per l'annuale festa nazionale della Lega. Il governatore, oltre al tema famiglia, ha toccato anche quello legato all'immigrazione. I soldi dei cittadini non possono essere utilizzati per fare propaganda perché qualcuno vuole dire che un bambino non ha diritto di avere un papà e una mamma. Il Friuli Venezia Giulia tutela e difende la famiglia naturale e mai darà il patrocinio ai vari Gay Pride. Diamo il patrocinio al Family Day, a chi difende i più piccoli. Parole decise e inequivocabili, quelle espresse ieri alla festa nazionale della Lega a Pontida da parte del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Nessun euro speso per una propaganda non condivisa. Il Friuli Venezia Giulia tutela e difende la famiglia tradizionale, per questo mai verrà dato il patrocinio ai vari Gay Pride, bensì al Family Day. Frasi che denotano una difesa a spada tratta della famiglia tradizionale, riaprendo un fronte di cui già in passato non sono mancate polemiche tra le diverse fazioni politiche. È inaccettabile che per il desiderio di qualche adulto si neghino i diritti dei bambini. Fedriga ha poi parlato di immigrazione, in primis attaccando le scelte di Deborah Serracchiani e il PD in generale, poi rilanciando il proprio impegno che è partito con un netto ridimensionamento dei fondi per l'accoglienza. Infine l'elogio per quanto sta facendo il ministro Salvini. Ci siamo subito impegnati ad andare contro le varie misure che Serracchiani e compagni avevano messo in campo per tutelare gli immigrati clandestini. Già con la seconda giunta abbiamo tagliato 1,5 milioni di euro che andavano agli immigrati clandestini. E adesso devo ringraziare ovviamente il governo e il ministro Salvini, che subito ha dato disponibilità a mettere in campo tutte le misure necessarie per tutelare il nostro paese. Pensate che in Friuli Venezia Giulia noi non abbiamo i barconi. Abbiamo immigrati clandestini che passano attraverso altri paesi europei, afghani e pakistani. Ed è inaccettabile che Francia, Austria, Croazia, Slovenia, Spagna non li facciano uscire e passare magari dall'Italia al loro paese, mentre noi prendevamo tutti. Che invece sulle bandiere che avete visto esposte da parte dei rappresentanti della Lega nostrani, Fedriga e Roberti sventolano l'Aquila del Friuli e lo stemma di Trieste a Asburgica e gli alleati del centrodestra insorgono. Alla 28ª edizione del raduno del Carroccio a Pontida sono state queste le bandiere esposte in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, fatto che non ha incontrato il plauso di Fratelli d'Italia e Forza d'Italia. Viene sventolata l'Aquila del Friuli e quella di Trieste austriaca, precisa il consigliere regionale di Forza Italia Camber in un post su Facebook. Che tristezza, dice, vergognarsi della nostra bianca alabarda su fondo rosso. La pagina ufficiale di Fratelli d'Italia segnala invece il fatto relativo alla contraddizione: prima gli italiani, ma poi porti in diretta nazionale la bandiera di Trieste Asburgica, quella che secondo Forza Italia e Fratelli d'Italia sventolerebbe in questo momento Pierpaolo Roberti, assessore regionale. Non è così che si devono comportare, dice Fratelli d'Italia, un presidente di regione e un assessore triestino. Sulle nostre terre è stato versato del sangue per essere italiani. Poi la replica a mezzo Facebook del vice sindaco di Trieste Paolo Polidori, esponente leghista. La bandiera di Trieste, quella per intenderci con la alabarda gialla su fondo a strisce rosse, quella che vedete sulla destra nell'inquadratura di Roberti, lo si voglia negare o meno, dice appunto Polidori, nacque nel lontanissimo 1382 e sventolò su monumenti e finestre della città fino al 1918, quando con l'arrivo dell'Italia si cambiò con la bandiera con una alabarda argento e non bianca su fondo rosso. E fanno circa 500 anni di storia, dice Polidori. Giova ricordare peraltro che le strisce orizzontali bianche e rosse non c'entrano nulla con l'odierna bandiera austriaca, nata anch'essa dopo la fine dell'impero, ma solo i colori della casata
Piazza degli Asburgo, dei quali solamente Vienne e Trieste potevano fregiarsi. Ciò premesso, dice Polidori, genera stupore che qualcuno ancora si rigidisca di fronte al fatto che le bandiere di un partito politico quale la Lega Nord siano nella nostra regione quella storica per Trieste e quella con l'Aquila per il Friuli. Torniamo a parlare invece di migranti, perché con l'inizio della stagione estiva il Carso torna ad essere una sorta di spogliatoio della rotta balcanica. Queste immagini le abbiamo girate proprio oggi. Ecco un paio di jeans, una canottiera da donna, una maglia di lana e diverse altre cose. I boschi del Carso tornano a diventare lo spogliatoio della rotta balcanica. Già in passato l'area fra Banne, Trebiciano e Padriciano era salita alla ribalta delle cronache con l'arrivo nel gennaio 2016 anche del leader leghista Matteo Salvini, ora ministro dell'interno, ad accertare di persona la situazione. A 2 anni e mezzo di distanza, dopo reiterate pulizie di cittadini volontari, ecco che con l'arrivo dell'estate la situazione torna a ripetersi tale e quale. Ecco un albero usato come un appendino per questo maglione. Non solo vestiti abbandonati in mezzo al bosco, ma anche scarpe e sandali lungo i sentieri o la statale. Pare infatti che proprio attraverso il cavalcavia autostradale di Trebiciano, i gruppi di migranti, concluso l'attraversamento del confine fra Slovenia e Italia, raggiungano l'area boschiva, dove, dopo essersi cambiati e rifocillati, proseguono a piedi lungo la strada in direzione di Opicina, dove spesso vengono intercettati dalle forze dell'ordine o vengono caricati sul posto da ulteriori passer su auto o pulmini, con l'obiettivo di completare il viaggio verso la Germania o il nord Europa. Spesso però la strada li riporta indietro, proprio nel nostro paese. Fra 3 mezzi pesanti in A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia, in comune di Castions di Strada. Non ci sono feriti, ma i 3 mezzi, informa Autovie Venete, ostruiscono tutta la carreggiata e quindi il tratto è stato chiuso, è stata istituita un'uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. Ora andiamo nella zona industriale di San Dorligo della Valle per vedere come procedono i lavori per quanto riguarda l'insediamento del mercato ortofrutticolo all'ex Duque. Siamo all'interno del piazzale dell'ex salumificio Duque nel comune di San Dorligo della Valle, dove in futuro sorgerà il mercato ortofrutticolo di Trieste. L'operatività sarà questa: da questo cancello entreranno i camion, i tir che scaricheranno la merce all'ingrosso da questa parte del magazzino. Internamente ci sarà nei prossimi mesi un totale svuotamento e messa in sicurezza con le nuove attrezzature e i servizi di base. Lì verrà venduta la merce ai privati che caricheranno le cassette di frutta e verdura dalla parte opposta, dall'altro piazzale, dove arriveranno i furgoncini e molto velocemente potranno raggiungere la superstrada per arrivare in città, piuttosto che anche nelle vicine Slovenia e Croazia. Dentro abbiamo occupato dalle celle, puliamo tutto entro ottobre, nel frattempo contatterò quelli che lavorano nell'attuale mercato ortofrutticolo. Naturalmente condivideremo un progetto e alla fine credo che all'inizio del prossimo anno si potrebbe partire con i lavori e consegnare il nuovo mercato ortofrutticolo. Poi il costo sarà sui 2 milioni. Lei ha detto, tra l'altro, appunto con gli operatori, chiederemo di cosa hanno bisogno strutturalmente di base in modo da metterli in condizioni di lavorare bene. Sì, perché io non voglio gestire, voglio che lo gestiscono loro. Il comune deve smettere di gestire le varie cose. Si fanno le cose, si danno in affitto, in gestione, ci sarà un consorzio. Non verrò io con i miei uomini ad aprire il mercato, saranno loro che si apriranno i cancelli e gestiranno il tutto. È in corso invece, proprio in questi giorni, la demolizione delle ex concessionarie d'auto di Strada della Rosandra, nell'area in cui sorgerà l'Obi. A marzo 2019 dovrebbe esserci già l'apertura, 80 i dipendenti previsti su una superficie di vendita di 8.500 metri quadrati. È
Ruspe all'opera in strada della Rosandra, tetti e muri perimetrali delle ex concessionarie cadono al suolo come mattoncini di Lego. Nuvole di polvere contenute dal massiccio ricorso al cannone d'acqua che consente di mantenerle il più possibile a terra. È uno dei cantieri più imponenti visti da tempo in zona industriale, quello affidato alla Faber Costruzioni dalla Cervet SRL per la realizzazione del nuovo Obi, il centro commerciale per il bricolage, arredamento, fai da te e giardinaggio dell'omonima catena tedesca. Si lavora senza sosta, archiviata la prima fase in cui erano stati asportati i manufatti in amianto per fare tabula rasa e consentire la costruzione del nuovo edificio, la cui sagoma è già visibile sul cartellone apposto all'angolo di via Carletti, dove si leggono le informazioni di base sull'opera in corso. L'Obi si svilupperà su una superficie complessiva di 8.500 metri quadrati, con un'ampia area parcheggi, e occuperà 80 persone. L'apertura, stando alle informazioni del comune di Trieste, è prevista per marzo 2019. Un intervento lampo, insomma, se si pensa che sono appena in corso le demolizioni e fra 9 mesi il megastore aprirà le porte al pubblico. Si tratta peraltro di un tassello fondamentale per completare quell'opera di recupero di quest'area particolare della zona industriale a cavallo tra Trieste e San Dorligo della Valle, che fino a pochi anni fa era caratterizzata da una sorta di desertificazione commerciale dopo la chiusura a raffica delle concessionarie. Qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Bentrovati con la seconda parte del telegiornale di Tele4. Parliamo di sottopassaggi, spesso al centro delle polemiche per problemi di sporcizia o scarsa manutenzione. Il Comune di Trieste ha varato un piano per mettere in sicurezza, per realizzare interventi a pavimentazione e alle murature per quelli più significativi. Si parte, anzi si è partito proprio oggi in via dell'Istria per quanto riguarda il primo dei grandi sottopassaggi interessati dagli interventi del Comune di Trieste. Come vedete sono stati apposti dei gersi per un attraversamento temporaneo della carreggiata sull'asse stradale. I lavori per il sottopasso di fronte al cimitero dureranno per i mesi di luglio ed agosto, quindi al termine dell'estate il sottopassaggio sarà completamente rinnovato e fruibile in maniera migliore. Poi in autunno, terminata la stagione balneare, si partirà con l'intervento su quello di Barcola, complessivamente uno stanziamento di 200.000 euro. Cambiamo argomento, sono piuttosto allarmanti in regione i dati relativi ai giovani che non lavorano, né studiano, né cercano di formarsi professionalmente. Anche per loro partirà fra poco la seconda edizione di Garanzia Giovani, servizio di Umberto Bosazzi. L'acronimo inglese che vi risparmiamo, NEET, indica quei giovani che non studiano, non lavorano, né si stanno formando professionalmente. In Friuli Venezia Giulia sono 26.800, il 16,9%, fra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. A Trieste essi sono il 13,1% della popolazione giovanile, un dato che pone la città all'11° posto a livello nazionale secondo i dati Istat. In regione il tasso di NEET più elevato si riscontra a Gorizia col 22,9%, seguono Pordenone col 19,4% e Udine col 15,3%. Il dato medio relativo al Friuli Venezia Giulia è inferiore a quello medio italiano, 24,1%, ma superiore a quello del Nord-Est, 15,6%. Per porre rimedio a tali numeri, a breve, fa sapere la Regione, partirà il nuovo programma Garanzia Giovani, oltre 7 milioni di euro a disposizione grazie a fondi europei e nazionali, attraverso il quale, in collaborazione con centri per l'impiego, centri di orientamento, università ed enti di formazione, i giovani potranno fruire gratuitamente di percorsi formativi ed essere beneficiari di tirocini extracurricolari. Nella prima edizione Garanzia Giovani ha fatto in modo che il 60% dei tirocini avviato sfociasse in contratti di lavoro, di cui il 16% a tempo indeterminato full time e il 6% a tempo indeterminato part time. Caldi estivi, partenza anche in Friuli Venezia Giulia, dove gli sconti di fine stagione prenderanno il via il 7 luglio. Secondo il Codacons, però, le vendite in regione non decolleranno. Si prevede una buona affluenza nelle vie dello shopping e nei centri commerciali nei primi giorni di sconti, ma secondo il Codacons, sul lungo periodo le vendite deluderanno le aspettative dei commercianti. Nonostante quest'anno la percentuale media di sconto sarà più elevata rispetto che al 2017. Andiamo a sentire invece da Bernardo Gullotta le novità sul mercato della Triestina, che
dopo i primi tre colpi è alla caccia di quattro giocatori d'esperienza e due giovani per rimpolpare la rosa per il prossimo campionato di Serie C. Con il mese di luglio è partito ufficialmente il calciomercato della Triestina, che in realtà già nei giorni scorsi aveva bloccato alcuni giocatori per il prossimo campionato. Sono stati presentati infatti gli acquisti di Alex Valentini, portiere classe 88 proveniente dal Vicenza, Marco Beccaro, jolly del reparto offensivo arrivato dal Mestre, e il trentenne Sergio Sabattino, esperto terzino sinistro voluto da Pavanello dopo averlo allenato ad Arezzo. A questi tre giocatori ne seguiranno altri, almeno 4 over e 2 under, stando a quanto filtra dalla società. Per coprire tutti i ruoli la Triestina è alla ricerca di una punta, una mezzala, un centrale di difesa e un terzino destro. Poi un tandem di giovani nati prima nel 96 per rimpolpare il centrocampo. Elementi che serviranno a completare una rosa che vede già numerosi protagonisti della passata stagione. Chi invece ha salutato l'Alabarda, vuoi per fine prestito, vuoi per altre circostanze, sono Baic, Grillo, Pozzebon, Miori, Troiani, Acquadro, Elasni, Maesano, Finazzi, Porcari e Acquaro. Con quest'ultimo che potrebbe essere l'unico dell'elenco a ritrovare spazio nel club giuliano, anche se le quote in realtà lo vedrebbero lontano da Trieste. Tra gli obiettivi già noti ci sono il centrocampista classe 88 Maracchi, di rientro al Trapani dopo l'esperienza a Novara, per cui le indiscrezioni lo darebbero vicino al capoluogo giuliano a dispetto di Pordenone e Vicenza. Il 27enne difensore Alessandro Malomo invece, dal canto suo, spera di potersi giocare le chance in Serie B con il Venezia, ma Mauro Milanese sta provando a convincerlo del progetto dell'Unione, facendogli cambiare idea sulla sua permanenza in Laguna. Sul fronte uscita i nomi più menzionati sono quelli di Bariti e Arma, per cui a questo punto si scombinerebbero le carte in tavola, dovendo quindi cercare nuove soluzioni per non restare scoperti in determinati ruoli, in particolare quello del centravanti, che attende molto spesso la decisione di chi non ha trovato spazio in Serie B. Sul taccuino del club infine ci sono altri nomi, con trattative silenziose che proseguono spedite per consegnare a mister Pavanello una rosa in grado di disputare un campionato di livello, come si augurano società e tifosi. È uscito anche il calendario per quanto riguarda la Serie C. La Triestina avrà il proprio calcio d'inizio il 5 agosto con la Coppa Italia, fischio finale il 5 maggio. Si gioca anche il 30 di dicembre, nella stagione nella quale la Triestina festeggia il suo 100° compleanno. Si inizia domenica 26 agosto e si termina domenica 5 maggio. Sono previste due soste, rispettivamente il 6 e il 13 gennaio. I turni infrasettimanali saranno 3 su 2 giorni, martedì e mercoledì. Insomma, tutto pronto per il campionato, ora si attendono naturalmente i colpi che fanno sognare i tifosi. Più di 4.100 km a piedi per girare l'Italia. L'alpino Alessandro Belliere compie una nuova impresa che verrà conclusa a Palermo nel giorno dei suoi 85 anni, il suo compleanno degli 85 anni. Oggi il passaggio a Trieste con consegna dello stemma della città da parte dell'assessore Lo Bianco. Più di 4.100 km a piedi, partendo da ovest, arrivando a Trieste oggi per poi proseguire verso il sud. Alessandro Belliere sta compiendo un'altra delle sue imprese, cioè girare l'Italia, far divulgare i valori dello sport e poi incontrare anche tanti giovani. Esattamente, giovani e i diversamente abili. Una sfida impegnativa come le altre? Credo questa leggermente di più, perché gli anni passano, ormai queste qui sono 5 anni che faccio queste sfide, questa è l'ultima sfida, e gli anni, anche se sono giovane, che ho solo 85 anni, però è duretta, ecco. Da dove parte questa vocazione? E parte perché a me piace camminare, e poi noi abbiamo un'Italia talmente bella che uno camminando a piedi riesce a gustarsela, ecco. Paracadutista subacqueo, alpino prima di tutto? Io sono un alpino paracadutista, poi sono anche subacqueo e ho sempre fatto sport abbastanza pericolosi. Episodi più significativi di questa avventura, magari sia in positivo che in negativo, cosa le viene in mente? Ci sono delle... No, sono quasi tutte belle, perché ho delle accoglienze proprio ma grandi, specialmente quest'anno. E poi i rischi, tu cammini sulle statali, qui là ti passano le macchine proprio a pochi centimetri, il rischio c'è. Nelle gallerie sono ancora peggio, però... Quindi si concluderà il tutto concomitante con gli 85 anni? Gli 85 anni il 24 di ottobre a Palermo. Bene, è tutto per quanto riguarda il nostro telegiornale. Se volete rivederlo c'è il sito tele4.it o l'app comodamente scaricabile sul vostro telefonino. Buona serata.